prendila così. Non possiamo farne un dramma. Conoscevi già, hai detto, i problemi miei di donna. Certo che lo so, certo che lo so. Non ti preoccupare, tanto avrò da lavorare. Ora è tardi, rincasare. Vuoi? No, che non vorrei. Io sto bene in questo posto. No, che non vorrei. Questa sera è ancora presto. Ma che sciocco sei, ma che sciocco sei, a parlare di rughe, a parlare di vecchie streghe. Meno bello certo non sarà. 10 anni, 7 lavori CD, l'ultimo Banda Larga, 4 aprile alla Perla di Empoli, possiamo anche dire finalmente, visto che insomma, ci sembra che la tua Toscana sia un po' ignorata. Ma no, abbiamo suonato spesso in Toscana, è vero che ultimamente siamo quasi più all'estero che in Italia, però insomma quando capita ovviamente volentieri. Infatti questa data di Empoli è l'unica data toscana, sicuramente fino all'estate almeno, quindi partecipate numerosi. Quindi al cinema La Perla, tra l'altro. La Perla, per questa iniziativa sicuramente meritevole della cooperativa Colori, e poi sì, effettivamente per presentare nella versione nuda di nuovo molti brani del nostro disco Banda Larga, che come sai appunto è il disco del decennale e che quindi, come si fa nelle occasioni importanti, ci siamo vestiti un po' a festa, quindi abbiamo vestito un po' a festa la musica nuda, accompagnati da una grande orchestra arrangiata e diretta da Daniele Di Gregorio, che è da più di 20 anni arrangiatore e musicista di Paolo Conte. Pensaci tu a ricomporre i pezzi che non ho più, a ricucire la mia identità, la mia carica erotica. Provaci tu a rimediare le mie scarse virtù, a limitare i danni che fa la mia carica erotica. Ma come si fa a non dir di sì, a reprimer l'ardente furo, senza freni mi do. Allora, da un punto di vista emozionale e visivo, per quanto riguarda il concerto, visto che sicuramente sarà incentrato anche molto su Banda Larga, cosa ci dobbiamo preparare a venire a vedere? Cioè, nel senso, si fa un disco dove suona un'orchestra e quindi si propone che cosa? Si propone, abbiamo fatto quello che facciamo normalmente con le cover, no? Quindi spogliamo le canzoni da tutti gli altri strumenti e lasciamo il contrabbasso e la voce. E quindi la stessa cosa faremo con Banda Larga, perché sul palco saremo soltanto io e Ferruccio, e quindi faremo come le cover di noi stessi, perché in Banda Larga e come il precedente Complici sono quasi interamente di brani inediti. E quindi cosa ci aspetteremo dal punto di vista visivo? Siamo io e Ferruccio. Dal punto di vista delle luci c'è il nostro Alessio Lotti qui da bassa, che si occuperà appunto del suono e delle luci. E anche come scaletta noi la decidiamo il giorno stesso del concerto. Durante le prove del suono sentiamo un po' come suona il luogo, cosa ci ispira, e decidiamo il da farsi. Però è ovvio che pescheremo un po' da tutti i nostri dischi e appunto soprattutto da Banda Larga. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione nel paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è che l'amore lo fa per noi, anche se non sceglie per professione. Bocca di rosa non è l'altro, lei lo faceva per passione. Musica nuda, allora avete messo a nudo veramente in questi 10 anni tanta musica,
siete passati da Madonna, Toccato Battisti, il Tuca Tuca, avete fatto veramente di tutto. Allora, ha inciso un po' anche questa differenza, diciamo, geografica, Caserta, Pisa, quindi portate due elementi, due emozionalità un po' diverse, cioè anche geograficamente o storicamente, perché voi avete due storie musicali anche diverse, insomma, quali sono stati gli elementi importanti? Ma diciamo che siamo molto diversi come caratteri e anche come interessi, ma in realtà abbiamo anche dei percorsi per certi versi simili, perché tutte e due abbiamo studiato musica classica, abbiamo fatto parte di formazioni rock, abbiamo fatto Sanremo tutte e due, ci siamo dedicati al jazz per una buona parte del tempo, quindi in realtà non sono così lontani i nostri interessi. Certo, nessuno di noi conosce tutto di tutto, compreso della musica, e quindi lui magari è un pochino più dentro alla musica brasiliana, mentre magari io mi sono interessata di più anche di musica antica o di musica anglosassone più di lui. E il fatto di essere in due, voce e contrabbasso, ci permette di affrontare qualsiasi canzone, di qualsiasi repertorio. Non mi piace definire la musica in generi, quindi neanche niente non mi piace definire in generi, e quindi però senza perdere la nostra identità. Perché con una formazione normale passare da, appunto, Madonna a un pezzo nostro, a un Lucio Battisti, a un pezzo di Monteverdi, sarebbe quasi schizofrenico. Invece, per il fatto che siamo voce e contrabbasso, alla fine tutti questi brani diventano nostri, ce ne appropriamo. E spesso in questo modo, togliendo tutti gli altri strumenti, si capisce meglio la storia, il senso, le parole di una canzone. Molte volte l'ascoltatore dopo il concerto vengono a dirci: la prima volta che capisco cosa vuol dire questa canzone. Questo ci fa piacere, perché è esattamente quello che vogliamo fare. E poi vado avanti. Suoniamo sempre canzoni che ci piacciono o ci divertono, come può essere il Tuca Tuca o Splendido Splendente, o ci emozionano o fanno parte proprio della nostra storia. Quindi le nostre scelte si basano solo sul nostro gusto. Una duttilità vocale veramente pazzesca, secondo me. Ci sono una grande dimostrazione, ne dai sicuramente nell'ultimo disco Banda Larga, tocchi anche, ma anche in altri, in precedenti lavori, tocchi anche registri inaspettati in certi momenti. Cioè, che rapporto hai con la tua voce, con ciò che ne viene fuori anche da certe improvvisazioni, immagino anche? Ma sin da quando ero piccola ho sempre pensato di avere una voce abbastanza diversa da tutto quello che sentivo in giro, e questa mia diversità mi è sempre parsa come un pregio. Non ho mai voluto assomigliare a nessun altro, perché purtroppo ci sono tanti cantanti bravi che però poi cantano tutti nello stesso modo, e questo è un po' un peccato, perché secondo me tutti noi abbiamo molte più potenzialità, ma nella voce, ma un po' in tutte le cose, rispetto a quelle che poi effettivamente tiriamo fuori, e per cui diciamo che sono contraria all'omologazione in genere. E figurati nella musica, perché ognuno di noi ha qualcosa da dare. È ovvio che se fai una cosa abbastanza particolare non puoi piacere a tutti, però magari a quei pochi a cui piaci, piaci davvero, non è una cosa che gli passa via così in una stagione. E quindi questa cosa qui, e poi per me, e anche per Ferruccio, ovviamente suonare è giocare, no? In molte lingue è lo stesso verbo, to play, giocare e suonare, jouer, giocare e suonare. Quindi è vero, quando noi siamo sul palco ci divertiamo, e questo divertimento è bello perché si fa insieme agli altri. In studio è diverso, in studio c'è un altro tipo di cosa. Noi siamo molto legati al live, ci piace molto il live. Io in 20 anni di radio ho trasmesso le canzoni che tu hai cantato toccando ogni genere possibile e immaginabile. Quando c'è da lavorare, si lavora. C'è un genere al quale hai provato ad approcciarti, ma proprio non è uscito ciò che ti aspettavi? Ma sicuramente, cioè, c'è il mondo che non mi piace, i mondi che non mi piacciono, come poteva essere il periodo per esempio di Sanremo, che non mi rappresentava assolutamente. E però ero molto giovane, non lo sapevo neanche mettere io a fuoco, però non mi sentivo a mio agio, infatti non ci credevo io per prima, e non ho convinto nessuno, infatti, in quella veste lì. Così come, vabbè, quando ho fatto dance, ma sai, dance, uno quando c'è da lavorare si lavora, e quindi quello era il periodo in cui facevo quello, sicuramente non era gratificante, appagante, e non mi veniva bene come quello che sto facendo adesso.
Tra l'altro il periodo di Sanremo è il primo periodo in cui ci siamo incontrate io e te, io magrissima e tu con qualche chilo in più, come si ribaltano le situazioni? Vabbè, sai, quello poi, gli anni passano per tutti, eh. Comunque 20 anni in cui sei riuscita veramente a fare ciò che ti piaceva, secondo me si percepisce questo dai tuoi lavori. Sì, sì, è stato un percorso lungo, tuttora non siamo arrivati da nessuna parte, nel senso che c'è sempre da lavorare, c'è sempre da fare, però l'incontro con Ferruccio è stata la cosa più bella che potesse capitarmi nel mio lavoro, perché, e credo anche per lui, perché tutti e due siamo riusciti a capire davvero i nostri rispettivi strumenti. C'è un aneddoto di quando la prima volta abbiamo suonato a Roma, è venuto a sentirci Peppe Servillo. E dopo, quindi negli Avion Travel, Ferruccio ha suonato 16 anni, e dopo il concerto è andato da Ferruccio e gli ha detto: Ferruccio, ma tu suoni così? Cioè, ovviamente in una formazione di 6 musicisti non puoi suonare il contrabbasso come lo suoni da solo con me. Quindi è stato un incontro casuale, pensavamo di suonare in qualche piccolo locale in Toscana, invece siamo stati, non so, all'Ermitage di San Pietroburgo, all'Olimpiadi di Parigi, in Sud America, a New York, giriamo dappertutto, ma mai ce lo saremmo immaginati, per cui ogni volta è sempre una bella emozione. Chissà che pensi adesso, è stato solo sesso. C'è altro che fra noi dovrà succedere più spesso. E già mi manca l'aria, già non so più se voglio. Se tocca a me decidere, non riesco a far di meglio. E non so se il tuo risveglio rimango me la squaglio. Il tempo di una rima tra labbrine e la mattina. Per scrivere col rossetto allo specchio in fondo al letto. Addio che senza impegno io rinuncio già al tuo regno. Rimando, 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 rimando. Io rimando, rimando tutto a domani, rimando. Allora, per chiudere questo cerchio, abbiamo iniziato facendo ovviamente riferimento al vostro appuntamento empolese. Quindi Cinema La Perla, vuoi invitare, parlando anche del disco, guarda, vediamo di riuscire a fare una specie di spot. Beh, parlando del disco, per esempio il nostro ultimo disco è un live a Tirana, al Teatro dell'Opera di Tirana, che è uscito solo in digitale. E quindi, vabbè, questo per dire piccolo spazio pubblicità. No, il 4 aprile saremo al Teatro La Perla di Empoli, spero di vedervi tutti, perché vi voglio lì. E fra l'altro appunto è per un'iniziativa molto bella e noi ce la metteremo tutta. E 4 aprile, Teatro La Perla, Empoli, io ci sarò. Rimando, rimando, rimando tutto a domani. Rimando, rimando, io rimando, rimando, io rimando, rimando sempre. Rimando, rimando sempre a domani. La brina la mattina, la feina l'aspirina, la libertà di stare sempre sola come prima. La brina la mattina, la rima da bambina, la libertà di stare come prima. La brina la mattina, profumo di benzina, la libertà di stare sempre sola come prima. La brina la mattina, divinità.